Dopo 1973 anni la colonnetta è tornata a splendere grazie al progetto dell'imprenditore Angelo De Cesare, progetto di restauro conservativo del famoso cippo miliare di epoca romana che poi ha dato il nome alla principale via di collegamento tra Chieti Scalo e il Colle. L'intervento, effettuato a costo zero per le casse comunali, rientra in un programma di attenzione al patrimonio monumentale teatino, ha detto il sindaco, che si spera poter essere allargato ai contributi di altre realtà imprenditoriali di settore. Il primo cittadino, Diego Ferrara. Ma è accaduto questo, che come tanti altri imprenditori illuminati, lui in particolare, diversi mesi fa ha fatto questa proposta di restaurare questo simbolo di Chieti e farlo appunto, come lei diceva, con mecenatismo, quindi gratuitamente. Non abbiamo avuto perplessità perché, come lei sa, da una parte come istituzione pubblica abbiamo necessità di essere sorretti, aiutati dal privato, e soprattutto perché la famiglia De Cesare è una famiglia storica che ha fatto tanto per la nostra città, e conseguentemente siamo stati ben felici per dare loro l'opera, no? da portare a termine. Questo discorso come amministrazione, io personalmente la sto estendendo per varie strutturalità che abbiamo nella nostra città. Qualunque privato, mecenate, voglia appunto darci un aiuto per migliorare l'aspetto della nostra città, il decoro e quant'altro, è sempre bene accetto.